In questa seconda puntata, diciamo così, sui totalitarismi, volevo inquadrare un po' più nei dettagli lo sviluppo del nazismo, perché sulla nascita abbiamo già parlato, o meglio, la nascita, l'affermazione del nazismo negli anni 20, se non subito ufficiale o plateale, in ogni caso si affermò perché, diciamo, fu sottovalutato come fenomeno da parte delle, chiamiamole, democrazie occidentali, Francia e Inghilterra. E soprattutto fu anche sottovalutato all'interno, insomma, la persistenza dell'SPD poteva lasciar pensare che sarebbe sopravvissuta pur nelle sue difficoltà. E tra l'altro abbiamo anche visto come la Repubblica di Weimar avesse siglato una sorta di convergenza o comunque di, diciamo, alleggerimento, apertura amichevole con il nemico giurato, cioè vale a dire con la Francia, attraverso quello che abbiamo chiamato in una lezione precedente sulla Repubblica di Weimar, lo spirito di Locarno, perché nel 1925 vi fu questa sottoscrizione fra Briand e Stresemann, i due ministri degli esteri rispettivamente di Francia e Repubblica di Weimar, un sodalizio, insomma, il mantenimento della pace con il fatto che la Germania si impegnava a rispettare o comunque tener conto dei vincoli del famosissimo Trattato di Versailles, e dall'altro lato la Francia si riprometteva di non essere troppo pressante con i debiti di guerra. Debiti di guerra che, come vi ricordo, erano stati alleggeriti anche dal piano Dawes del 1924 e dal piano Young del 1929, 25, dal 25 al 29. Nel 29 ci fu il patto Kellogg-Briand, che però insomma, si interruppe perché, come sappiamo, nel 29 si esplose la crisi del 29. Ed è proprio di questo e di questi effetti che dobbiamo parlare. Insomma, il totalitarismo diventa tale, o comunque vi è un rafforzamento del nazismo all'indomani, non soltanto del cosiddetto vergognoso spirito di Locarno, come venne chiamato dalla propaganda nazista, ma anche dal fatto che la chiusura dei flussi di denaro, dei dollari americani, la crisi del 29, insomma, aveva portato una fortissima inflazione, quindi di nuovo una morte del marco che mise in ginocchio una Repubblica di Weimar ormai a pezzi. E quindi è a ridosso degli anni 30, insomma, che si acuisce il movimento di destra all'interno di una politica, di un vuoto di politica interna, e che fa vedere come nelle prime elezioni, insomma, ci sia l'emergenza, l'emergere appunto anche all'interno del Parlamento, del Reichstag, la presenza del nazismo. Ora, se a questo ci aggiungiamo che il Presidente della Repubblica era diventato Hindenburg, cioè un appartenente glorioso, comunque mitico, leggendario dell'esercito che era stato umiliato con l'armistizio del 1919, ecco, mettiamo in evidenza come la Repubblica si stia incanalando su binari di estrema destra e che lasciano pensare a una deriva proprio di destra, insomma, anche perché poi all'interno della società o comunque della mentalità, del clima che si respirava nella ormai morente, no, Repubblica di Weimar, erano ancora forti gli echi di quella Bibbia del nazismo che fu il Mein Kampf nel 1925, in cui Hitler aveva, tra il 24 e il 25, aveva annunciato quelli che sarebbero stati i pilastri proprio della politica interna e poi estera. Insomma, è di questa conferma che volevo parlare oggi. Cioè, vale a dire, andremo a trovare una conferma dell'antiparlamentarismo, che, come vi ho detto nel primo file sui totalitarismi, l'antiparlamentarismo è l'essenza, se vogliamo, etimologica del termine totalitarismo. Come si arriva al totalitarismo all'interno della Germania? Ci si arriva nel 1933, quando Hitler, ormai la Germania è appunto in ginocchio, come vi ho detto, Hitler fa in modo che, ottenuta una maggioranza, la ottenga grazie ad una sorta di convergenza, di accordo sottobanco con i cattolici, che
che garantissero al nazismo la cancelleria, quindi chiaramente Hitler cancelliere, per 4 anni di fila, insomma, quindi una sorta di decreto o di provvedimento nell'urgenza dei tempi. Ora, naturalmente, questo era l'incipit o comunque l'avvisaglia per il mantenimento di un potere che si sarebbe di lì a poco trasformato in un potere di emergenza, ma anche di assolutismo, perché appunto nel 1933, quando appunto Hitler diventa cancelliere e con questo provvedimento, con questo accordo con i cattolici, fa sì che lui lo diventi per 4 anni, di lì al 1934 si viene a caratterizzare non soltanto la distruzione, come dire, tecnica proprio sostanziale del parlamentarismo, perché appunto quando Hindenburg muore, come vi ho anticipato nella lezione precedente, Hitler, sempre per un decreto eccezionale, si fa eleggere automaticamente anche come presidente della Repubblica. Quindi, di fatto, dal 33 al 34 si consuma il totalitarismo e soprattutto lo si evidenzia attraverso il fatto che uno viene meno la Costituzione di Weimar, cioè quella Costituzione celebre, se vogliamo anche utopica, un po' all'insegna dell'utopia dei 14 punti di Wilson, fondata su principi di egualitarismo, comunque da un fortissimo presidenzialismo che comunque prevedeva la divisione dei poteri. Ora, nel momento in cui Hitler diventa non solo cancelliere per 4 anni, ma anche presidente della Repubblica, laddove ho detto la Repubblica ormai cessa di chiamarsi Repubblica di Weimar, ma diventa di fatto Terzo Reich. Ecco, la Costituzione di Weimar viene cancellata e i tre poteri, cioè vale a dire legislativo, esecutivo e giudiziario, vengono fusi all'interno di un unico vertice piramidale, che è quello della cancelleria presidenza, insomma, possiamo chiamarla così. In ogni caso, del Terzo Reich, che si identifica, da qui appunto la caratteristica sul potere carismatico, si identifica sulla figura del Führer. In particolare, poi, appunto, la magistratura, giusto per parlare di questi tre poteri, la magistratura fu completamente nazificata. E il potere legislativo, che dovrebbe essere contrassegnato dalla persistenza del Reichstag, cioè vale a dire del Parlamento, viene meno, anche perché venne anche inscenato l'incendio, il famosissimo incendio del Reichstag, che Hitler non ebbe molta difficoltà ad attribuire a facinorosi comunisti o comunque legati anche all'ambiente sovversivo ebraico. Laddove appunto l'elemento antisemita incominciava ad essere uno dei contrassegni fondamentali, sin dal Mein Kampf, ma uno dei contrassegni fondamentali di questa recrudescenza, insomma, del nazismo o comunque della violenza che dal basso ormai andava sempre di più istituzionalizzandosi o ufficializzandosi. Perché si chiama Terzo Reich? Forse ve l'avevo già anticipato a lezione più di una volta, però in ogni caso Hitler anche qui, all'insegno di una logica di propaganda, vuole mettere in continuità, diciamo, il Terzo Reich rispetto al glorioso Secondo Reich che era stato smantellato dall'onta o comunque dalla vergognosa pace di Versailles, e alle origini, insomma, teutoniche del grande mitico Sacro Romano Impero Germanico, nato con la dinastia degli Ottonidi sin dal 955 d.C., che si era concluso, insomma, nel 1806, quando Napoleone a suo tempo aveva invaso Jena e in particolar modo aveva conquistato la Prussia. Ora, quindi, il Terzo Reich si viene ad inserire in una logica di continuità, di un recupero di una grande Germania, e laddove parlo di grande Germania, voglio anche parlare del terzo grande anello concettuale o tematico che costituisce l'asse, no, ideologico, propagandistico del Mein Kampf. Il primo, ve l'ho detto, è l'antiparlamentarismo, il secondo è l'antisemitismo e il terzo è appunto la logica, se di logica si può parlare, la logica dell'Lebensraum, cioè vale a dire della conquista dello spazio vitale, lo spazio vitale della Germania affinché potesse risollevarsi
quella espropriazione, no, di territori geografici che le erano state sottratte appunto dalla pace di Versailles da una parte e dalla pace di Saint-Germain dall'altra. Chiaramente parlare dello spazio vitale significa anche parlare del taglio anticomunista che il pangermanismo, no, nazista, ariano, ormai possiamo chiamarlo così, nella logica, diciamo, di questa superiorità razziale agganciata, diciamo, al mito, al ceppo, così anche inventato, di sana pianta, del ceppo ariano a cui la Germania sarebbe appartenuta. Ecco, si va a scontrare anche geopoliticamente con quella che è la minaccia del comunismo per la Germania ai confini appunto orientali della Prussia, dell'ex Prussia. E quindi stiamo parlando della lotta ideologica fra pangermanismo e panslavismo. Ora, quindi sto parlando di Stalin fondamentalmente, no? Quindi questo anticomunismo sarà una delle sigle, degli slogan fondamentali della politica estera di Hitler, che lo porterà poi a invadere la Polonia, a annettere l'Austria, a invadere i Balcani riconquistando parte di quei Sudeti, cioè di quelle regioni di ceppo di lingua tedesca che erano state accorpate forzatamente alla neonata Cecoslovacchia dopo il Trattato di Saint-Germain. Insomma, si viene a costituire la premessa per quello che sarà poi l'incipit della Seconda Guerra Mondiale. Tornando però alla costituzione, alla costruzione del regime interno al nazismo, diciamo alla Germania ormai nazificata, ormai nazista, dobbiamo parallelamente a quanto abbiamo visto parlando di Stalin o comunque del comunismo sovietico, anche qui mettere in rilievo non soltanto una logica di repressione, laddove per repressione bisogna intendere, come abbiamo visto con Stalin, una repressione non soltanto delle dissidenze interne, ma anche dei nemici, dell'individuazione dei nemici esterni. Per farla breve, i nemici esterni appunto erano provvisoriamente, diciamo, gli ebrei, no? Però per ciò che riguarda i nemici interni, ecco, volevo segnalarvi quella che nei manuali di storia è passata appunto alla storia come la notte del 30 giugno del 1934, la cosiddetta notte dei lunghi coltelli, quando Hitler ebbe bisogno di fare piazza pulita di gerarchie a lui non troppo legate, che erano quelle delle truppe di assalto, che molto legate ancora all'esercito di Stato, le cosiddette SA, le Schutzableitung, insomma, è l'acronimo SA del termine tedesco che sta per truppe d'assalto, guidate da Ernst Röhm, il quale furono decapitate, no, fondamentalmente, furono fatte fuori attraverso una rappresaglia, senza neanche un regolare processo da parte dei nazisti, guidati dai reparti, diciamo, che costituivano la Guardia Pretoriana di Hitler, che poi sarebbe diventata poi un vero e proprio corpo di Stato, che sto parlando delle Sturm. Staffeln, cioè, vale a dire delle squadre di difesa, Staffeln. Le SS costituiranno le squadre di difesa della Guardia Pretoriana, come l'ho chiamata io, di Hitler, del capo carismatico. In particolar modo guidate da quello che poi sarebbe diventato anche il capo della polizia segreta. Polizia segreta è la traduzione italiana di un acrostico, cioè di una combinazione di iniziali che in tedesco hanno a che fare con la Gestapo. La Gestapo è la polizia te segreta tedesca che è una co che nasce da una costola, come posso dire, delle SS guidate da Himmler, quello che è poi stato definito il braccio destro di Hitler. Per quanto riguarda le repressioni, dobbiamo individuare non soltanto, diciamo, questo episodio della notte del 30 giugno del 1934, però dobbiamo anche sottolineare la nascita dei primi campi di concentramento.
laddove per campi di concentramento non si deve intendere ancora campi di sterminio, perché questa differenza magari la facciamo a suo tempo, a tempo debito, nel momento in cui parleremo di Auschwitz o comunque del discorso della soluzione finale che va dal 42 in poi, no? Però all'inizio i campi concentrazionari, no, erano più o meno come i gulag sovietici, dei campi di lavoro o in ogni caso dei campi di quarantena, nei quali si chiudevano i nemici interni o in attesa di processo, comunque li si metteva, diciamo, in isolamento. Appunto, la logica dei campi di concentramento comincia a nascere addirittura sin dal 1933, quindi chi dice o chi pensa, insomma, che i campi di sterminio siano nati dal 42, dal 41-42 in poi, cioè da Auschwitz in poi, è, diciamo, in errore, nel senso che la Germania ha da subito, no, intrapreso la costruzione di una rete di universi paralleli concentrazionari che hanno in Dachau nel 1933 l'inizio, il primo mattone. Poi intorno a Berlino sarà costruito il campo di concentramento di Sachsenhausen, poi ci sarà quello di Buchenwald, e poi naturalmente quando la seconda guerra mondiale si stava mettendo male per il nazismo contro l'esercito, diciamo, sovietico, ecco lì scatta l'esigenza di una reazione violenta, o comunque quella che è stata chiamata soluzione finale, ed è dal 41 che poi nasce il primo progetto, la prima edificazione, diciamo, del campo forse più famigerato, insomma, nato in un paesino polacco di nome Oswiecim, poi germanizzato in Auschwitz. In ogni caso, i campi di concentramento quindi costituiscono un'appendice, no, se vogliamo, burocratica del potere razionale, no? Quindi non dobbiamo stupirci se usiamo questo termine. Il razionalismo, no, del potere nazista non significa, la sua, non si vuole legittimare la ragionevolezza, insomma, c'è una bella differenza fra razionalità e ragionevolezza. Il razionalismo consiste nell'efficientismo burocratico amministrativo che le SS o comunque gli apparati nazisti cominciarono ad organizzare sistematicamente per eliminare poi in una sorta di quarantena o attraverso dei provvedimenti capillari o comunque studiati a tavolino tutte le dissidenze. Ora, parlando degli ebrei, ecco, uno degli strumenti con cui si incominciò a privare gli ebrei della loro cittadinanza, della loro stessa identità razziale, no? O in ogni caso anche del proprio diritto alla professione e al lavoro. Ecco, sono tre punti questi: identità, come dire, di esseri umani, considerati razze inferiore, razze inferiori, si parlava addirittura in tedesco Untermenschen significa sottouomini, cominciava a serpeggiare questa ideologia dei sottouomini, addirittura associata anche nell'ambito della cultura propagandistica al concetto di ebreo-bolscevismo, cioè quasi a fondere, no? Il male o comunque il diverso da sopprimere. In ogni caso, gli ebrei furono individuati nella loro inferiorità razziale, uno, nella loro privazione di cittadinanza, due, e nella loro privazione di diritto al lavoro, quindi di professione, quindi di dignità lavorativa o professionale, in questi tre corpi legislativi che tutti insieme costituiranno nel 1935 il corpus delle cosiddette leggi di Norimberga. Le leggi di Norimberga sono le leggi antirazziali a cui poi più avanti, nel 1938, Mussolini si adeguerà, si ispirerà, insomma, attraverso appunto le leggi antirazziali del 1938, poi sottoscritte dai Savoia, insomma, da Vittorio Emanuele III, motivo per cui appunto i Savoia all'indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale saranno costretti ad un esilio, insomma, forzato. In ogni caso, insomma, la repressione non finisce qui, nel senso che le leggi di Norimberga non costituiscono
come dire, la chiusura di un cerchio e quindi la definizione in questo senso della autoidentità del nazismo ariano, ma costituiscono anche l'incipit, insomma, per quell'altro grande evento, no, che è meglio noto come la Kristallnacht, insomma, la notte dei cristalli. Non ricordo, se non ricordo male, nella notte tra il 9 e il 10 novembre del 1938 si consuma questa plateale, diciamo, dimostrazione antisemita attraverso la rottura di tutte le vetrine, di tutti i negozi che avevano a che fare con l'attività diciamo, lavorativa degli ebrei. Questo ci porta anche al discorso della costruzione proprio del regime dal punto di vista propagandistico e culturale. Per ciò che riguarda appunto la nazificazione della società, così come il fascismo ha avuto bisogno di costituire una sorta di corporativismo, comunque di organizzazione di cellule fasciste che organizzassero persino il tempo libero o plasmassero le giovani generazioni, che ne so, i Figli della Lupa, i Balilla, che ne so, le opere o la società dopo lavoro. Insomma, questo sistema di controllo capillare all'interno di qualsiasi fascia di età, ma soprattutto con maggiore riguardo alle future generazioni che dovevano essere plasmate nel culto della personalità, ma anche nell'obbedienza al regime stesso. Ecco, il nazismo non fu da meno perché vennero siglate o comunque venne ufficializzata la gioventù hitleriana, la Hitlerjugend. Insomma, forgiava sin da subito le nuove generazioni per un futuro continuismo nell'obbedienza, quindi una sorta di abitudinarietà a determinare appunto la sola e unica appartenenza allo Stato nazista. Tra l'altro, nei suoi discorsi, insomma, in cui Hitler sottolineava che Deutschland über alles. C'è da dire la Germania al di sopra di tutti, insomma, iniziava e concludeva spesso e volentieri i suoi discorsi, mettendo in scena questa sorta di, attraverso le famose adunate, no? Organizzate anche attraverso imponenti scenografie, normalmente notturne, no? Però anche annualmente vi era il famoso raduno del Partito Nazionale Nazista nello stadio di Norimberga. Ma al di là di questo, insomma, vi stavo dicendo, insomma, Hitler puntava nell'organizzazione capillare del consenso attraverso il lavaggio del cervello dei giovani, delle nuove generazioni, anche organizzando delle vere e proprie agenzie del divertimento. Cioè, vale a dire, ci si preoccupava anche di gestire e controllare il tempo libero in una propria un'industria del divertimento che, insomma, Hitler l'aveva battezzato, aveva fatto battezzare come attraverso lo slogan della forza attraverso la gioia, attraverso cui appunto veniva, lungo, diciamo, il bombardamento di mass media, veniva messa in luce la figura del bambino, della bambina ariana ideale o comunque della famiglia che è protetta, che comunque garantisce un futuro radioso ai propri figli, figli appartenenti alla genuinità, insomma, se vogliamo, folkisch, insomma, del popolo, il folk tedesco. Non a caso anche nell'ambito della cultura nazionalista, nazista, si veniva anche ad alimentare il culto, che so, delle vecchie fiabe, scusate, le fiabe, le saghe teutoniche, l'appartenenza alle radici, popolari, insomma, dell'antica Germania, una sorta di riferimento bucolico quasi, o comunque di appartenenza al senso genuino delle radici tedesche. Quindi, insomma, anche l'esaltazione folcloristica, di costume proprio dell'ethos, no, tedesco, l'esaltazione di una religiosità pagana,
attraverso anche l'alimentazione, comunque l'incoraggiamento di una sorta di misticismo, di settarismo, di occultismo, no? Cioè rami, non posso dire filosofici, comunque rami di una sottocultura che andava in direzione dell'esaltazione del vitalismo, no? Comunque dell'ideale della forza, dell'ideale, ho detto misticismo per dire. Ancora una volta, come il totalitarismo poi assomigli, abbia l'esigenza nel suo DNA di allinearsi ad una sorta di religiosità. Ed è la logica dell'allineamento, insomma, questo è che impone la propaganda, la cultura o comunque la nazificazione della società in tutti i suoi aspetti e quindi anche nella cultura stessa. E a proposito di cultura, volevo sottolinearvi due cose. La prima è che chiaramente all'interno sempre della cornice concentrazionaria o di esclusione data dal pacchetto, no, comunque dal corpus delle leggi di Norimberga, si assiste a quella che è una sorta di fuoriuscitismo, cioè vale a dire di una sorta di fuoriuscita di quelli che erano i talenti o le grandi forze intellettuali che erano emerse soprattutto nei grandi anni felici, no, della cultura di Weimar. Le grandi avanguardie, il modernismo culturale, insomma, in tutti i campi, letterario, architettonico, filosofico, artistico, ecco, vennero totalmente represse, no? In ogni caso, vi fu l'incoraggiamento di una loro fuoriuscita, l'ho chiamata appunto fuoriuscitismo. E i nomi illustri che furono vittime di questa sorta di censura, che abbrutì appunto invece una cultura, una cultura che da essere, come dire, la grande culla della civiltà romantica, filosofica, tra la fine del Settecento e tutta la metà dell'Ottocento. Insomma, vi fu una sorta di regresso, no, culturale all'insegna di questo misticismo, del recupero del folklore religioso, del recupero di mitologie pagane, della religiosità popolare. E nomi illustri come Einstein, come Freud in psicanalisi, comunque in filosofia, Bertolt Brecht in letteratura teatro, chi altri? Erich Fromm, un allievo di Freud, un'altra grande vittima illustre, Thomas Mann, chi altri? Gropius. Gropius, il fondatore della Bauhaus, insomma, a proposito di avanguardie architettoniche, che fu costretto a emigrare negli Stati Uniti. Insomma, c'è molta carne sul fuoco per mettere in evidenza come l'Olocausto, insomma, in questo caso, l'idea di purificazione, no, del ceppo e della cultura tedesca, avesse di mira, anche l'opposizione culturale, come del resto abbiamo visto nel fascismo, no, con la nascita del manifesto degli intellettuali fascisti, vi era l'esigenza di identificare una propria cultura a discapito di culture molto più, come dire, d'avanguardia, appunto, in tutti i sensi, o comunque legate ad una sorta di pacifismo, di profondità spirituale e mentale, che vennero azzerate, insomma, erano anche plateali i roghi dei libri dei maggiori filosofi o letterati che avevano l'unica colpa di essere appartenenti alla razza inferiore ebraica. L'altra cosa che volevo sottolinearvi all'interno di questo sviluppo di una cultura, o chiamiamola anche sottocultura folkish o comunque ariana, è l'affermazione della cosiddetta scienza ariana, appunto, no? Laddove incominciava ad emergere l'importanza dell'eugenetica. L'eugenetica, cioè vale a dire la ricerca di una scienza che attraverso anche l'idea di una sperimentazione su cavie umane potesse fabbricare in laboratorio il prototipo dell'uomo ariano. E questo può sembrare agghiacciante o comunque può sembrare far parte di una sorta di copione o di testo cinematografico dell'orrore, però in realtà, insomma, è risaputo che all'interno dei campi di concentramento, poi trasformati in campi di sterminio, la scienza ariana incominciava ad applicare, diciamo, le sue teorie, no? Se le vogliamo chiamare così. In ogni caso, in questa logica, che
chiamiamola anche culturale, no? Della repressione, dell'isolamento e dell'autoidentificazione della superiorità ariana, ecco, passa attraverso, diciamo, questi aspetti. Di Nietzsche preferisco parlare nel settore, diciamo così, che più mi riguarda, quello della filosofia, però è chiaro che anche qui bisogna evacuare da una parte un mito, dall'altro un dubbio che è bene chiarire, cioè vale a dire il concetto del, io prima ho parlato del Untermenschen, cioè dei sottouomini che erano rubricati come tali o comunque erano legittimati addirittura dalle leggi di Norimberga come tali dal 1935 e quindi può essere anche intuitivo pensare al superuomo di Nietzsche, cioè vale a dire il Übermensch. In realtà il superuomo di Nietzsche vedremo che tutto è tranne che l'esaltazione di un uomo che domina su razze inferiori o comunque che metta in evidenza una sorta di superiorità di tipo imperialistico o di tipo tecnologico, diciamo così, tecnocratico, politico, insomma, perché il superuomo nietzscheano in realtà si identifica con il superamento, cioè l'oltrepassamento proprio di questa sottoumanità che si sta sviluppando purtroppo nel nichilismo del Novecento, di cui Nietzsche è stato grande profeta, insomma, non potendo assisterlo di persona, in ogni caso era già orientato verso quello che era, secondo lui, una decadenza in cui riversava l'Europa, cioè vale a dire una disumanizzazione dell'uomo legato a falsi valori o a falsi miti o a false divinità. Ora, Hitler, Stalin, Mussolini costituivano quegli statalismi o quegli ismi, no, che Nietzsche aveva smantellato attraverso la sua cultura del sospetto o la sua, come dire, opera di decostruzione. Volendo continuare un attimo appunto su questo discorso della cultura nazista, della costituzione del regime, insomma, io volevo giusto farvi due nomi, cioè il fatto che appunto il ministro della propaganda che sta dietro tutto ciò che vi ho spiegato si chiama Goebbels, Joseph Goebbels, che del resto era anche come dire, un estimatore da una parte, ma anche il direttore d'orchestra di quella che era la nascente cinematografia tedesca, ecco, metteva in campo questa sorta di controllo anche cinematografico per plasmare il consenso e la propaganda. Se qualcuno di voi ha mai visto, per esempio, il film Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, beh, insomma, seppure si tratta di una storia inventata, tutto sommato ci sono riferimenti realmente storici, insomma, in cui emerge questo discorso della propaganda nazista inserita o che cavalcava il discorso, lo strumento, il mass medium cinematografico. L'altro grande nome che è bene fare, prima avevo parlato delle adunate naziste, è quello relativo ad Albert Speer, scritto Speer. Albert Speer era l'architetto del regime, era l'architetto del nazismo, era colui il quale, uno, preparava e allestiva le scenografie dei grandi discorsi hitleriani e due, fu quello che era stato incaricato di organizzare. Era l'addetto alla macchina, all'architettura di Auschwitz. Era quello che in un certo senso aveva contribuito all'architettura, al progetto proprio dell'espansione del primo nucleo di Auschwitz, che poi si espanderà più avanti per accogliere, diciamo così, più prigionieri nei campi veri e propri di sterminio che erano collaterali ad Auschwitz e che erano quelli di Birkenau, il campo di Birkenau. Un ultimo aspetto che volevo sottolineare, ma questo forse è meglio vederlo, insomma, quando parleremo della politica estera del fascismo, insomma, sarà molto breve, vado a chiudere praticamente, insomma, è il fatto che dal punto di vista della politica estera, Hitler, una volta proclamatosi cancelliere, quindi anche capo del Reich dal 33 al 34, ecco, nel 33 la Germania si esce dalla Società delle Nazioni. E due, nel 1934 Hitler tenta una prima annessione dell'Austria nella Germania, però fu un tentativo che non gli riuscì, più che altro paradossalmente per colpa o grazie a Mussolini. Insomma, Mussolini per il momento non voleva
che Hitler occupasse l'Austria, perché giustamente aveva un certo timore, se voi considerate l'Austria, quindi il Sud Tirolo, che era praticamente a nord, immediatamente a nord, confinante con l'Italia, è chiaro che Mussolini aveva le sue preoccupazioni che il nazismo potesse dilagare, potesse affermarsi. Tra l'altro, non pensate che da subito nazismo e fascismo fossero amici, insomma, nel senso che il nazismo, quando si trattò, che, cioè quando, ve lo dirò nella prossima lezione, l'Italia intraprese la guerra contro la Somalia per occuparla, insomma, tra il 35 e il 36. Beh, insomma, Hitler non è che fu molto favorevole, quindi non fu uno dei pochi a non mandare aiuti all'Italia. Dal canto suo, Mussolini invece fu quello che frenò, dissuase Hitler dall'annettere l'Austria. Poi, insomma, vedremo come mai invece questo sarà permesso più avanti. Perché nel 1936, giusto per anticiparvelo, appunto, Hitler e Mussolini siglano il famoso asse Roma-Berlino, cioè un accordo ufficiale che farà sì che si parlerà appunto ufficialmente di nazi-fascismo. Ora, giusto per chiudere l'ultimo punto su questa politica estera, ecco, il discorso si fondava innanzitutto sul lavare la macchia, l'onta, la vergogna subita, l'umiliazione subita dalla pace di Versailles. C'è da aspettarsi, ed è chiaro che dal 35 al 36, in questo biennio, Hitler si riappropri tanto della Saar quanto della Renania, che erano i due grandi bacini minerari che furono militarizzati e presidiati dagli eserciti franco-inglesi.